Allora, oggi siamo andati in una panoramica molto rapida ma importante, nel senso che ci siamo subito concentrati, focalizzati sul nostro bianco top di gamma, DOC Maremma Toscana Vermentino, che si chiama Le Gessaie, che è proprio un tributo alla nostra zona, alla nostra vocazione altamente metallifera e mediterranea. Abbiamo fatto nello specifico una mini verticale e Certo, adesso ecco io lo inquadro di là, abbiamo eccolo qua. presentato e degustato l'annata 2015. Questo per innanzitutto per ribadire, dimostrare e toccare con il palato la versatilità, la plasticità e la longevità di questo vitigno. Quindi la versione, diciamo, l'anteprima del 2020 che abbiamo imbottiato da pochissimi giorni, contrapposta, se così vogliamo dire, con la versione terziarizzata, strettamente evoluta di questa annata, che è stata tra l'altro una tra le migliori di questi ultimi Siamo qui millesimi. nella barricaia perché questo Le Gessaie è questo blend di vermentino e viognier fa anche un po' di barrique, che sono queste le barricche Sì, delle eccole. Gessaie. Allora, sì, ora all'interno ci abbiamo messo il Merlot, però con il 2020, come anticipato da Serena, siamo tornati ad un vecchio stile che avevamo temporaneamente abbandonato, di passare una parte del vino, perché non è vermentino in purezza, ma Le Gessaie è un blend di vermentino 85-15 Viognier, di passare un circa un 30% della massa in queste prime tre barrique, che sono legni francesi e American Oak, lo Sweet Soul. E devo dire che poi Serena sarà più oggettiva di me nel giudizio, dovrebbe riservarci delle belle soddisfazioni future, perché questa è una. Prometteva bene, Sì, prometteva ecco. bene, imbottigliato poi da Poi pochissimi sentiamo il giorni, suo parere. diciamo che prometteva bene. E l'annata è stata un'annata climaticamente, dal punto di vista meteo e climatico, eccezionale, paragonabile, dicevamo prima a tavola durante la degustazione, alla 2015. È per questo che siamo convinti che ci riserverà belle soddisfazioni. Dai, diciamo così, intanto incrociamo le dita, però il Sì, calice. prometteva bene, al calice prometteva bene. Poi abbiamo assaggiato anche sotto la Sì, poi abbiamo quercia, eh. assaggiato questo qua, che tra virgolette è l'ultimo arrivato qui in casa Le Sode di Sant'Angelo, l'ultimo arrivato in quanto non si produceva un Merlot in purezza da sempre, nel senso che questo splendido vitigno bordolese generalmente faceva da spalla al Super Tuscan e originariamente concorreva anche nel blend del Sassi d'Autore, sempre in quota di circa 15% del nostro DOC Maremma Toscana Sangiovese. Poi da quest'annata, dal 2018, abbiamo deciso di sganciarlo, tra virgolette, dal blend del Super Tuscan e dal blend del Sassi d'Autore, per fare il nostro primo vino in purezza Merlot, visto che la zona, non certo la scopriamo noi, però è altamente vocata a questo vitigno. Qui siamo Che sta proprio circondati. sotto la quercia. Sì, ecco, e poi tra l'altro questa è l'immagine, sì, brava, giusto, Serena, mi dimenticavo, questo è un po' l'effigie, il brand, che la quercia che ci veglia nella vigna vecchia. Cioè, diciamo, è l'ultimo nato, però sta avendo già tanto successo, eh? È stato, si può dire a caso è stato paragonato? No? Vabbè, ora diciamo alcuni ce l'hanno paragonato in America, nel mercato statunitense. L'hanno un pochino associato, paragonato al Masseto. Ora, vabbè, questo ci ha riempito di orgoglio, però forse il paragone, non so, speriamo che sia quantomeno calzante, ma c'è tanta storia di mezzo che ci separa, però. Devo dire che poi, sai, il successo qualitativo di un vino non va sempre di pari passo con il successo commerciale. E spesso c'è anche un po' di pregiudizio sul fatto che i Merlot della costa spesso possono essere un po' marmellatosi, un pochino cotti, sciropposi, sovraestratti, surmaturati, però Serena lo può testimoniare, Ha una nota
Non è così, Esatto. non è in genere così, poi ovviamente. No, ha una bella acidità che è anche una nota salmastra, possiamo Sì, dire. che allunga il sorso, che lo sostiene, che comunque sia dà piacevolezza, richiama la beva, c'è una grande eleganza, una grande piacevolezza, però non è un vino cosiddetto facile o rotondo o morbido, come si suol dire, ha le sue peculiarità organolettiche. E questo devo dire sì, che poi un pochino tra no, lo scetticismo, però siamo usciti in un periodo anche un po' difficile con questo vino, ma ha subito conquistato anche i palati più esigenti. Bene, quindi insomma lo invitiamo a provare, a chi ancora non l'avesse assaggiato sotto la quercia le Sode di Sant'Angelo, ok? Allora, io, mi raccomando, venite in cantina, è un Venite a posto, trovarci, eh? esatto, è un posto incantevole.